Parlaci del tuo personaggio in questo film. Iniziamo così, allora, sono un ragazzo, sono il figlio di Biagio e Anna Maria, e studio, faccio lo stilista a Parigi, e fondamentalmente diciamo che il mio personaggio Diego è molto tranquillo, al contrario dei genitori ho pensato che fosse bello avere i ragazzi un pochino più maturi, cioè mentre hai i grandi che fanno i loro voli pindarici tra burlesque, tra incidenti d'auto, noi siamo forse i ragazzi che vivono i sentimenti in maniera più vera, poi non... Sono rimasto sconvolto perché anche dalla sceneggiatura volevano un personaggio un po' più tranquillo, che non cavalcasse l'onda Wilbush e compagnia bella. E quindi è un ragazzo normale che si innamora. Seguivi già questo genere di film prima di collaborarci? Allora, io ho mio fratello che è appassionato, quindi ho seguito più quelli degli anni 90, cioè non ricordo quali erano, mi sa, sparerei nomi sbagliati e fare una gran bella figuraccia, quindi erano più quelli vecchi, poi pian piano ho avuto sempre il mio tempo per andare al cinema, ho sempre prediletto magari più l'America e comunque roba estera, quella italiana, quindi me l'ero un pochino persa, è ovvio che non puoi perderti, cioè sai assolutamente ogni volta che escono questi film quali sono, con chi sono, però No, era da un po' che me li ero persi. Progetti per il futuro? Wow, ho avuto la fortuna enorme di non poter andare in vacanza per girare come protagonista un film di Cristiano Bortone con mio papà che è Vincenzo Salemme, che si chiama 10 regole per far innamorare. Assurdo, cioè infatti non ci potevo sperare e niente, poi continuerò felice e orgoglioso a Radio DJ fino a giugno con la Tupper Gu e quello lì basta, poi ci sarà anche Freaks 2 che uscirà su web, vediamo un po' cosa succede. C'è un botto di roba, vero? Effettivamente elencarla fa paura.